28 luglio 2012, la seconda giornata del Comitato di Radicali, Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina, siamo in compagnia di René Testa, segretaria dell'associazione Tenuto Ignoto. Questa associazione che ha organizzato un convegno Giustizia e Carcere, uno stato di legalità, che Liberi.tv ha seguito. Ecco, vorrei iniziare parlando con lei e chiederle se appunto c'è stato un qualche riscontro, un qualche seguito a questo convegno molto interessante, se qualcuno insomma ha replicato, ha ascoltato insomma delle forze politiche, insomma si è parlato di illegalità nelle carceri, mi sembra che non fosse presente nessuno del governo, quindi insomma se in seguito un po' c'è stata una coda che possa essere proficua per la situazione carceraria, per il miglioramento della situazione carceraria. Beh, diciamo come accennavi tu che il convegno è stato sicuramente molto interessante, insomma ci sono stati veramente dei bellissimi interventi. La cosa che poi ti devo dire, no, non c'è stato un seguito, o perlomeno insomma, non ci sono stati interventi da parte del governo propositivi né sul tema della giustizia né sul tema delle carceri. C'è stato un piccolo, diciamo, passo avanti del ministro Severino che perlomeno, come dire, rispetto alle solite sue dichiarazioni, sosteneva che sul tema dell'amnistia è comunque necessaria una discussione, ecco. Ma dopodiché tutto è finito lì. Nel frattempo, lo ricordiamo, diciamo, la strage di persone che consegue appunto alla strage di diritto continua, ci sono stati suicidi anche soprattutto molto grave, perché è un segno ancora più evidente della situazione drammatica tra le forze dell'ordine, o meglio tra il personale della polizia penitenziaria. Di che diciamo, carcere si parlava? Dove erano in servizio queste persone? Guarda, innanzitutto proprio poc'anzi ho ricevuto una telefonata di un avvocato che mi chiamava da Bari per segnalarmi che un internato recluso nell'OPG si è suicidato e voleva proprio segnalarci questo caso in quanto secondo lui ci sono delle cose poco chiare. E quindi, come vedi, questa strage non si ferma, perché io ti parlo proprio di 10 minuti fa che ho ricevuto questa telefonata. E così come pare sia morto un ragazzo che probabilmente stava facendo un lungo sciopero della fame e l'amministrazione non si è accorta del fatto, o comunque non è intervenuta, ma insomma le cose sono ancora da vedere chiaramente, per ora non ci sono elementi per poter giudicare, ma è chiaro che qua va fatto un discorso in generale. Detenuti si tolgono la vita e polizia penitenziaria si toglie la vita. Sono circa 90 negli ultimi 10 anni i poliziotti che si sono suicidati nelle carceri e sono, mi pare, 8 nel corso di quest'anno. Sono tantissimi, quindi voglio dire, qualcuno dovrebbe porsi il problema del perché queste persone lavorando in un ambiente del genere ricorrono poi a togliersi la vita. Basta vedere i detenuti che cercano anche le strategie più assurde sul come levarsi la vita: il laccio della scarpa, il laccio della felpa, il lenzuolo ritagliato a pezzettini, quindi c'è anche dietro un, come dire, un piano pur di evadere. E guarda, su questo fenomeno si fa, a mio avviso, pochissimo, si studia pochissimo, si affronta pochissimo, ma anche in Parlamento, cioè nell'ultima legislatura non si è mai dedicata una giornata, per dire, una discussione in aula su questo fenomeno, cioè che pure è gravissimo, no? Finché dici l'amnistia, vabbè, l'amnistia ci sta antipatica, non ci piace, volete liberare tutti i detenuti, perché questa è nell'immaginario viene. Però sul tema dei suicidi, che pure di fronte a questo tutti, come dire, si indignano e ti dicono no, per carità, anche su questo non c'è mai stato un dibattito.
se non gli addetti ai lavori che continuano a denunciare e a sostenere che la condizione così non può continuare. E continuiamo a ripetere sempre le stesse cose come un disco rotto, ormai io stessa mi sento in questa condizione e so che devo continuare a farlo perché forse, come si dice, piano piano la goccia scava la roccia e quindi non è che mi voglio consolare con questo, però quello che voglio dire è che veramente ci sono delle orecchie che sono completamente sorde, sia a livello governativo, perché è vero, il Ministro della Giustizia non può, come dire, non è lei che fa un provvedimento di amnistia, ma niente toglie che lei presenti un disegno di legge governativo sull'amnistia, che poi avrà un iter chiaramente lunghissimo, ma perlomeno poni la questione, no? E da parte dei partiti poi c'è il vuoto totale, l'abbiamo visto anche in queste settimane con i 4 giorni di mobilitazione, di sciopero, di silenzio e della fame, cioè appunto il popolo di migliaia di persone, di familiari, di detenuti, di agenti, di direttori hanno aderito a questa iniziativa sperando appunto che la loro, come dire, richiesta di attenzione arrivasse a chi di dovere, mentre invece secondo me è arrivata, però hanno proprio fatto finta assolutamente di nulla. Irene, tornando al discorso, diciamo, del suicidio del personale della polizia penitenziaria, io penso che in Italia purtroppo c'è sempre stata scarsa attenzione alla salute psichica delle persone, all'equilibrio, perché c'è tutto un alone un pochino, no, di vergogna, non è una malattia, è un po' una vergogna, è un po' una questione un po' anche a livello proprio familiare, come costumi eccetera. Io penso che questi suicidi evidenzino una condizione di lavoro insalubre, penso che se c'è stato un magistrato che ha sequestrato l'ILVA, i stabilimenti dell'ILVA di Taranto, perché è stata rilevata una connessione tra molte morti e le condizioni di lavoro molto, cioè, veramente insalubri, mi chiedo che potrebbe anche accadere se appunto veramente venisse presa in considerazione le condizioni di lavoro anche nei loro riflessi psicologici, un sequestro di tutti i luoghi di lavoro dove accadono queste cose e quindi delle carceri, perché sono evidentemente dei luoghi dove chi vi lavora in qualche modo arriva a uno stato di stress tale da prendere in esame questa, insomma, evento estremo di togliersi la vita, non credi? Sì, credo, però che il problema, poi uno dei problemi più gravi è rappresentato proprio dalla magistratura, dal fatto che queste persone, anche e soprattutto soggetti psichiatrici in galera, ce li mandano loro. Io sono stata con Rita Bernardini la settimana scorsa a Regina Coeli. E c'era un ragazzo di 31 anni nella seconda branda del letto, sdraiato. Questo ragazzo, ci raccontavano i suoi compagni di stanza, stava lì da 4 mesi, si faceva addosso, loro lo lavano, lo cambiano perché lui non si alza, non ci sta con la testa, ma viene curato così a salti, no? Quando lo becca lo psichiatra, che poi lo vede una volta al mese, se lo vede, ma con psicofarmaci di quel tipo tu devi comunque seguirlo, non puoi permetterti che 1 o 2 giorni il detenuto soggetto psichiatrico non prenda, per dire, l'antipsicotico, perché la mancanza di quel farmaco può portare per esempio al suicidio. Quindi queste persone, e poi una persona malata a quei livelli, perché parliamo di una persona che ha dei problemi seri, tu non puoi lasciarlo in una branda che si fa addosso e delegare i compagni di cella la pulizia e la cura e l'assistenza di queste persone. Queste persone dovrebbero stare fuori da lì in altre strutture, curate e seguite, non dentro una cella. Un altro caso psichiatrico, sempre a Regina Coeli, di questo ragazzo che a un certo punto vediamo la sua cella, era una cella liscia dove c'era solo il letto, ovviamente senza lenzuola perché a rischio suicidio, quindi a dormire con 45 gradi sopra il materasso di gomma piuma, tutto bucato, sporco, cioè questo non ne poteva più, ci guardava con gli occhi sbarrati eccetera. Poi a un certo punto ha detto perché io non ne avevo mai preso psicofarmaci, ma qui mi dicono che sono a rischio suicidio, ora li sto prendendo. Prendeva tipo 6 o 7 pastiglie di antipsicotico stabilizzante dell'umore eccetera eccetera, ma la cosa più tragica è che poi a un certo punto ci dice ma e poi qua non passa neppure l'aria, perché lui in realtà nella finestra aveva un vetro di plessiglass
e praticamente era chiuso, quindi a questo gli era vietato pure l'aria in cella, quell'aria calda che poi però è sempre meglio di nulla, no? Quindi praticamente mentre gli altri suoi dirimpettai di cella nell'ora della socialità vanno in giro per il corridoio, a lui era vietato anche questo, lui doveva stare lì, quindi una pena su una pena, una punizione perché tu c'hai problemi psichiatrici in quel momento e allora tu devi stare così. O così come abbiamo per esempio a Rebibbia, dicevo prima i magistrati, perché spesso è anche causa loro e perché è bene che ci sia anche un provvedimento di amnistia, forse anche in maniera tale che non usino l'affollamento dei processi per crearsi un alibi, perché c'era per esempio un detenuto. Siamo stati a Rebibbia in un reparto che io stessa non conoscevo, dove erano praticamente tutti disabili, in carrozzina, c'era il cieco, eppure disabile, che non riusciva ad utilizzare la tazza del bagno perché non c'erano le strutture per reggerlo, quindi diceva io preferisco farmela addosso, infatti se la faceva addosso. C'era il ragazzo anoressico che pesava 40 kg e non si reggeva in piedi, quindi stava in carrozzina. Io non ti dico che cos'era quel reparto. C'era il detenuto, sempre in sedia a rotelle, che poteva uscire dal carcere perché il magistrato di sorveglianza aveva dato l'incompatibilità col carcere, ma si erano perse le chiavi di casa di questo signore e quindi questo signore stava da 6 mesi lì in attesa che qualcuno gli ritrovasse le chiavi di casa. Cioè voglio dire, questa è la nostra giustizia. Quando sento dire ma va bene, bisogna intervenire sulle depenalizzazioni, sulla legge Cirielli, perché siamo d'accordo, abbiamo presentato di tutto di più in Parlamento, ma seppure provi con le depenalizzazioni, appena snodi un nodo ne annodi un altro. Il sistema della giustizia è pieno di cose che si annodano tra di loro e che si incrociano per forza inevitabilmente. Quindi anche per questo dico, l'unica cosa in grado di riportare almeno ad una normalità per poter ripartire è un provvedimento di amnistia. Irene, penso che potrei dire di male in peggio. Reparti psichiatrici, sappiamo che a marzo, se non sbaglio, scade appunto il termine per la chiusura degli OPG. Ecco, queste persone che sono necessitano cure psichiatriche, che fine faranno? Questo è un problema che si pone perché vengono fuori diverse soluzioni, c'è chi dice che si apriranno dei repartini psichiatrici all'interno delle carceri, c'è chi dice che invece ci saranno i nuovi manicomi, quindi i reparti psichiatrici dove mettere queste persone. Io questo non lo so, so però che in quest'ambito, perché da vedere che cosa si riuscirà a fare, so però che in quest'ambito molto si dovrebbe fare. Uno, non esistono, ma non solo negli OPG, parlo anche proprio dei reparti psichiatrici degli ospedali. Uno, non esiste che qualcuno possa controllare quei luoghi. Per esempio un parlamentare non può esercitare il sindacato ispettivo all'interno dei reparti psichiatrici. Il caso di Mastro Giovanni, per esempio, morto dopo 4-5 giorni, tenuto in un reparto di un ospedale psichiatrico, legato, senza mai essere stato slegato, senza mangiare, senza bere, con gli infermieri che ogni tanto passavano, solo al quarto giorno si sono degnati di asciugargli il sudore, ma anche quella contenzione, cioè va fatta una contenzione di 5 giorni, si dovrà mettere in discussione anche questo problema della contenzione, perché non è normata o comunque non è regolata, perché dopo la chiusura dei manicomi tutto è stato lasciato così. Come spesso accadono le cose, una sorta di vuoto normativo che è attualmente regolato da delle linee guida, che però anche queste linee guida a quanto pare solo alcune regioni ce le hanno e le altre fanno riferimento a queste linee guida, ma io credo che la cosa invece andrebbe ben studiata, perché è anche vero che se tu porti una persona, le linee guida prevedono che una persona che è sottoposta a contenzione comunque ogni 2 ore sia controllata, venga slegata per 2 ore, supportata psicologicamente, e tutto questo dalle notizie che abbiamo e dai casi che sono emersi non mi pare accada, e comunque credo che servano assolutamente maggiori controlli su questo fronte. Anzi, quindi spero prima della fine della legislatura di poter contribuire a preparare un disegno di legge proprio su questo fronte, e sia sul sindacato ispettivo da estendere,
tutti questi luoghi chiusi, ospedali psichiatrici, reparti psichiatrici, ma anche case famiglie per minori, perché anche quelli sono dei luoghi dove non puoi vedere, non sai, non hai accesso. Quindi credo che una maggiore trasparenza forse aiuterebbe un po' la situazione. Irene, in conclusione potremmo dire che se si inserisse il reato di tortura in Italia non si serverebbe nessuno delle amministrazioni penitenziarie, financo ai livelli politici. Sì, diciamo che per come si sta procedendo con l'iter in Commissione Giustizia al Senato, perché tieni conto che il 30, quindi dopodomani, scade il termine per presentare gli emendamenti a questo disegno di legge e insomma ci sono posizioni un po' diverse, perché c'è chi intende come tortura soltanto quella che il pubblico ufficiale fa fisica, fa nei confronti in questo caso del detenuto o di un cittadino, c'è chi la vuole estendere a livello psicologico. C'è chi sostiene come che può essere pericoloso perché poi può diventare da tortura un reato di stalking, eccetera. Quindi la cosa è un po'. Però insomma, sicuramente se introducessero il reato di tortura, credo che di casi non ci basterebbe ricorrere alla CEDU. Insomma. Irene, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ricordiamo Irene Teste, segretaria dell'Associazione Detenuti Ignoto. Ti diamo appuntamento su liberi.tv per queste altre interviste e ti auguriamo buon comitato. Grazie ancora. Grazie, ciao.